Bentrovati cari amici del Coffee Break al termine di questa settimana. Il nostro sapiente ci spinge a un atteggiamento importante, che è quello del darsi da fare. Ognuno di noi ha il compito di darsi da fare nella propria vita, non solo chi ha pesi di responsabilità nei confronti degli altri, anche nei confronti della nostra casa, cioè della nostra vita ordinaria, abbiamo bisogno di vigilare, di tenere l'attenzione desta. Perché? Perché il soffitto della nostra casa non crolli, perché le nostre mura non si scrostino. Cioè, Coelet spinge non solo a non giudicare l'operato degli altri, ma soprattutto a fare in modo che quello che attiene alle nostre persone sia fatto bene. E non c'è vita dentro la quale ciascuno di noi non possa trovare qualche cosa da fare nel suo ordinario. Ebbene, al termine di questa settimana, mentre rileggiamo il capitolo decimo del testo di Coelet, chiediamoci ed eventualmente impegniamoci a fare bene quello che ci viene richiesto, perché così la nostra casa sarà custodita, cioè la nostra vita, il nostro vivere, e potremo stare tranquilli perché la cosa peggiore che possa accadere a un uomo è essere pigro. Questo Coelet lo sapeva bene perché era pensiero comune di tutti i sapienti. La pigrizia uccide l'uomo perché lo chiude in se stesso e fa andare in rovina tutti quelli che sono i suoi progetti. Vi auguro un buon weekend, noi ci vediamo lunedì e se vi siete persi l'approfondimento di mercoledì, andate a cercarlo sul nostro canale. È pronto il nostro caffè. C'è un male che io ho osservato sotto il sole, uno sbaglio commesso da un sovrano. La stoltezza viene collocata in posti elevati e i ricchi siedono in basso.